Partiamo con i padroni di casa, il Canoa Club Napoli, con il numero 1 Andrea Silvio Costaiola, con il numero 14 Alessandro Schiano Di Cola, con il numero 13 Andrea Skad Iversen, con il numero 20 Peppe Ruggiero, con il numero 7 Vincenzo Lucci, con il numero 8 Michele Pugliese, con il numero 9 Paolo Zipperero, con il numero 99 Fabrizio Massa, alla guida Alessandro Caranante e Marco Porzio. Un applauso per il Canoa Club Napoli. Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palas, con il numero 1 Francesco Barbagallo, con il numero 2 Pietro Iuvara, con il numero 3 Paolo Messina, con il numero 4, con il numero 5 Andrea Malaguarnera, con il numero 6 Andrea Romano, con il numero 7 Gianmarco Emanuele, con il numero 9 Edoardo Corvaia, con il numero 10 Tommaso Tano Lampò. In panchina Salvatore Messina, Alessandra Catania. Il meglio della canoa italiana è qui, popolo di Bacoli, facciamo un applauso! Partite in questo istante. Sono velocissimi, prima palla per la Polisportiva Canottieri Catania. Gianmarco Emanuele ha detto spacca, acquista il primo pallone, lo serve indietro per i propri compagni di squadra, quindi inizia la manovra del Catania. Polisportiva Canottieri Catania in avanti con Francesco Barbagallo, sulla destra Corvaia, sinistra Pietro Iuara e poi al centro Tommaso Lampò e Gianmarco Emanuele. Ancora fase d'attacco per il Catania, Gianmarco, Pietro Iuara gestisce palla, serve dietro Edoardo Corvaia, sta stretta attorno al proprio portiere, la difesa del Napoli non vuole scoprirsi, nel frattempo si allarga sulla destra Corvaia, gestione palla ancora per la formazione rossazzurra, c'è uno scarico dentro al centro per Tommaso Lampò che tira la rete da posizione impossibile. Tommaso Lampò sblocca il risultato per il Catania che va in vantaggio, il primo minuto del primo tempo. Lampò ha sbloccato il risultato, vantaggio per la Polisportiva. Ruggiero, Ruggiero per Iversen, la corrente, Massa, Massa palla sul mancino, non ha specchio di tiro, deve andare ancora da Costaiola, pazienza per il Canoa Club Napoli con Iversen che la pettina per Costaiola. Ruggiero, attenzione, salva la palla Pepito Ruggiero, 37 secondi, ancora Canoa Club Napoli, i ragazzi di Bacoli al possesso, la palla verso Peppe Ruggiero, alla corrente Costaiola, ancora per Iversen, Iversen, l'analcolico biondo che fa impazzire il mondo, 1-1 Canoa Club Napoli, pareggio, 4:41 alla fine del primo tempo, spettacolo aperto. Edoardo Corvaia, scambio tra Emanuele e Corvaia, cerca la diagonale, Barbagallo in avanti, sulla destra, sulla sinistra, ancora Barbagallo, scarico per Paolo Messina, tiro alla rete! Paolo Messina fa il 2-1 per il Catania, 18 anni il prossimo settembre, Paolo Messina senza nessun timore reverenziale infila il vantaggio per il Catania. Il passaggio a Edoardo Corvaia, c'è fallo, c'è fallo in attacco della Polisportiva, può ripartire il Napoli che si porta in avanti. Attenzione Ruggiero, Ruggiero può andare, 2 contro 2, Ruggiero morbido! Pepito l'ha sentita! Pepito l'ha messa! È la musica del gol per il Canoa Club Napoli! 2-2, quante emozioni! Le emozioni di una finale scudetto, Fabrizio! Canoa Polo Italiano, tutto in un'azione, tutto in un gol, pazzesco! Si riparte da un extra time, il primo, 5 minuti, prima continua per la Polisportiva. Parola a te Fabrizio. Vola Pietro Iuvara sull'acqua per conquistare il primo pallone per la Polisportiva Canottieri Catania. Adesso ogni pallone perso è... significa dare l'opportunità del match ball. In questo momento c'è la Polisportiva Canottieri Catania che
gestirà ogni singolo istante di questo importante primo tempo supplementare. Si ferma il tempo. C'è un contatto all'interno dell'area, Gianmarco Emanuele. Subisce un contatto. Nel frattempo Fabrizio, scusami, perdonami, voglio ringraziare i ragazzi dell'Ave Media Solution che ci permettono la diretta streaming con un ottimo service multicamera che ci permette, permette agli amici a casa di poter seguire in diretta grazie anche alle grafiche punteggio, ai dettagli, i primi piani li guardiamo qui e ai replay di vedere ogni singolo istante di questo, di queste finali di Canopolo. Sì, ringraziamo gli amici dello streaming e soprattutto la Federazione Italiana Canoe Kayak che ogni anno ci regala un collegamento in diretta mondiale per uno dei campionati più belli del mondo, quello italiano. Questione palla per la Polisportiva, 20 secondi per loro, adesso 15 per scontare il tiro. Edoardo Corbaglia, serve Francesco Barbagallo che guarda la porta, cose da pazzi, a Bacoli il Catania è campione d'Italia. E la decide Barbagallo. Francesco Barbagallo fa una cosa pazzesca. Consider it a challenge.